Sette piccoli corvi, una fiaba dei fratelli Grimm. Un uomo aveva sette figli maschi e neanche una bimba, per quanto la desiderasse. Finalmente la moglie si trovò ad essere di nuovo incinta e diede alla luce proprio una femminuccia. Era una bimbetta molto bella, ma, ahimè, era troppo piccola e fragile, tanto che dovettero battezzarla subito. Il padre inviò di fretta uno dei ragazzi alla fonte a prendere l'acqua per il battesimo, ma anche gli altri sei fratelli corsero con lui alla fonte. E dato che ciascuno voleva essere il primo ad attingere l'acqua, la brocca sfuggì di mano e cadde nella fonte. Allora i sette fratelli se ne stettero là con lo sguardo confuso, senza sapere che cosa fare. Nessuno osava tornare a casa. Intanto il padre si domandava perché i ragazzi tardassero tanto. Sicuramente, disse egli, si saranno messi a giocare. E dato che tardavano a non venire, il padre, adirato, disse: vorrei che diventassero quei monelli tutti corvi, corvi neri. Appena ebbe pronunciato queste parole, udì un frullio nell'aria, sopra il capo, alzò lo sguardo e vide sette corvi, sette piccoli corvi neri, come la pece, nevi proprio, alzarsi in volo e sparire. I genitori, tristi per la perdita dei loro sette figli, si consolarono con la loro cara figlioletta, che riacquistò ben presto le forze, facendosi ogni giorno sempre più bella. Per lungo tempo ella non seppe neppure di avere avuto dei fratelli, finché un giorno sentì dire per caso che sì, era bella, ma in fondo lei era responsabile della sventura toccata ai suoi sette fratelli. La fanciulla, figuratevi, ne fu molto addolorata. Andò dal padre e dalla madre e domandò loro se avesse avuto dei fratelli in passato e dove fossero finiti. I genitori non poterono più nascondere il segreto e le dissero tutto, ogni cosa. Da allora la fanciulla se lo rimproverava ogni giorno ed era convinta di dover liberare in qualche modo i suoi fratelli. Non ebbe pace finché un giorno partì di nascosto e se ne andò in giro per il mondo alla ricerca dei suoi fratelli. Non prese altro con sé se non un anellino dei suoi genitori, un tozzo di pane, una brocchetta d'acqua e una seggiola per la stanchezza. Cammina, cammina, arrivò ai confini del mondo. Andò dal sole. Ah sì, ma oh, era troppo caldo il sole. È spaventosamente enorme, che divorava i bambini piccoli piccoli, e scappò in fretta. Eh sì, la fanciulla corse via e andò da chi? Dalla luna. Ma la luna era troppo fredda, grigia e pareva una moneta d'argento, e anche lei era crudele e cattiva. E quando si accorse della bambina, la luna tirò fuori la sua trombetta, annusò l'aria e suonò
paravan, paravan, paravan. E poi disse: sniff, 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 suona e suona la mia trombetta, che già sento, sento odore di bimbetta. La bambina allora corse, corse via impaurita, e andò dalle stelle, su, su, in alto, in alto. Esse però, le stelle, furono buone e gentili con lei. La stella mattutina si alzò, le diede un ossicino di pollo, un bacino sulla guancia e disse: senza questo ossicino di pollo non puoi aprire la porticina che conduce al monte di cristallo, dove ci stanno chiusi i tuoi fratelli. La fanciulla prese l'ossicino di pollo, ringraziò, lo avvolse per bene in una foglia di fico e si avviò lungo il sentiero finché giunse al monte di cristallo. Era un monte, una montagna enorme e luccicosa. Il portone però era chiuso e allora la fanciulla cercò l'ossicino di pollo, aprì la foglia di fico in tutta fretta, ma ahimè, era la foglia vuota, sì, vuota proprio. Aveva perduto l'ossicino di pollo, il dono delle buone stelle. E ora, che fare? Voleva salvare i suoi fratelli, ma non aveva la chiave per aprire la porticina del monte di cristallo. La buona sorellina prese allora una pietra di ossidiana, scura scura e affilatissima, e si tagliò una ciocca di capelli. Ne fece una trecciolina, la impastò con della resina d'albero di eucalipto, forgiò una chiave, e quando la resina indurì forte e dura, la buona fanciulla infilò con cura la treccina nella serratura e aprì facilmente la porticina del monte di cristallo. Appena fu entrata, le andò incontro un nanetto, gentile, gentile, che pareva un giullare, e le domandò: bimba mia, bimba mia, o che tu cerchi, o che tu cerchi? Cerco i miei fratelli, i 7 piccoli corvi, rispose la bambina. E il nanetto disse: i signori corvi, piccoli corvi, corvetti, non sono in casa, bimba mia. Ma se vuoi aspettare finché tornano, beh, vieni, entra, entra pure, accomodati. Poi il nanetto giullare portò la cena dei 7 piccoli corvi su 7 piattini e in 7 bicchierini, ed ella mangiò una briciola da ciascun piattino e beve un sorsetto da ciascun bicchierino. Nell'ultimo bicchierino invece lasciò cadere l'anello che aveva portato con sé. D'un tratto udì un frullio d'ali che nell'aria passò come un soffio di vento, e il nanetto giullare disse: i signori piccoli corvi tornano a casa, evviva, evviva, evviva. I 7 piccoli corvi entrarono in casa e subito vollero bere e mangiare e cercarono i loro piattini e i loro bicchierini. Fu allora che uno dopo l'altro dissero: uè, 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 e chi ha mangiato dal mio piattino? Un altro disse: oh, 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 e chi ha bevuto dal mio bicchierino? È stata la bocca di bimbetta, è stata, sì. E quando il settimo giunse al fondo del bicchiere, l'anellino gli rotolò giù, giù. Guardandolo, si accorse che era un anello assai conosciuto, ed esclamò: ehi, ehi, ma questo anello è di nostro padre, è di nostra madre. Ah, volesse fortuna benedetta, destino fortunato, che nostra sorellina fosse qua per liberarci.
udite queste parole, la fanciulla, che stava a sentire dietro la porta, si fece avanti e tutti i piccoli sette corvi tornarono d'improvviso, come per incanto, ad essere di nuovo umani. Stavano lì ora sette ragazzi, belli belli, e la loro buona sorellina. Si abbracciarono felici e commossi, dopodiché ritornarono festosi e in gioia tutti a casa, dove ricomposero insieme la loro famiglia con papà e mamma, e da allora vissero per sempre felici e contenti.